è palese che la mia presenza qui è altamente influenzata dal cibo gratis. E oggi che scusa potrei inventarmi per non studiare? Ho un'idea! Mi infiltro al Principe di Savoia, all'hotel più lussuoso d'Italia. Perché no? Quindi oggi, pur di non studiare, proverò ad infiltrarmi ad un evento che si tiene al Principe di Savoia, questo hotel qui, che è l'hotel più lussuoso d'Italia. Almeno così mi ha detto mio fratello Claudio. Ci conosciamo da quando siamo piccoli. E lui, dato che è uno studioso, è entrato a lavorare da Mandarin Oriental. Cos'è Mandarin Oriental? Casa alberghiera di lusso basata ad Hong Kong. Io andrò a lavorare all'hotel di Boston. Diventerai il manager, ragazzi. Ma qua non è che si parla di cose spicciole, qui si parla di cose serie. Mandarin Oriental oggi non c'entra niente, perché lui però, dato che è una persona seria, è stato invitato ad un evento al Principe di Savoia. Cos'è il Principe di Savoia? È l'indipendente di lusso del 1896, che fa parte di una collezione alberghiera chiamata Dorchester. Va bene, abbiamo capito, basta con queste cose menose. Oggi ci infiltriamo, vediamo se riesco a fare il video su YouTube dentro il Principe di Savoia. Stasera nel chilling nella suite da $18,000. Ma che ci ammazza noi? Ma posso venire nel chilling così casual oppure mi devo vestire elegante? Cambio look. Che palla. Ma possiamo dire che sono un figurino. Sicuro succederà questo. Vado all'evento e mi pregheranno di alloggiare nell'hotel di lusso perché sono troppo elegante. Ma voi ci pensate che lui il manager dell'hotel di lusso e io invece sono quello babbo? Ci pensate? Fa ridere che tutto dipende da te, che sei vestito così comunque. La valigia deve tornare comunque, perché ovviamente ha perso la valigia. In tutto ciò, forse sono riuscito a farmi iscrivere nella lista degli invitati. Ma nell'hotel 5 stelle lusso, quindi c'è scritto Sharpe. Ma diciamoci la verità, anche se si va ospiti in un hotel 5 stelle lusso, si va in metro, si resta umili. Allora, siamo arrivati all'hotel Principe di Savoia, ragazzi. Io non so come dirvi che già mi sento fuori luogo. Cioè, io non sono una persona che frequenta luoghi di lusso, cose di lusso, zero. Cioè, mi sono messo la camicia per l'evento, la camicia me la metto per gli esami e per queste cose qua che vado a fare, che vado a fare la prima volta che vengo in un hotel di lusso. E comunque, possiamo dire la verità, ci si inventa di tutto pur di non studiare. Chiaramente io oggi dovrei studiare. Mi sono scordato di dire una cosa fondamentale: sono riuscito a scroccare l'invito, quindi sono invitato, ma non posso fare completamente video, quindi il video è fatto di nascosto. Le inquadrature saranno un po' strane. Ragazzi, sono emozionato. Continuo esattamente a non comprendere io cosa ci faccio qui. Marina, saluti il video. Io sono molto a mio agio. Ma lei è svizzera, ragazzi, ma lei è svizzera, ma lei è a suo agio. Onestamente, è palese che la mia presenza qui è altamente influenzata dal cibo gratis. Ma dov'è il cibo? Però sai che ti dico? Una volta che sono qui, o me la chillo. Oggi chilling all'hotel Principe di Savoia. Claudio, tu mi hai ingannato. Tu mi hai portato qui dicendomi: vieni in questo posto, guardi l'hotel e poi c'è cibo gratis. Dov'è il cibo? Un'ora e mezza ancora. Un'ora e mezza devo aspettare. Farò finta per un'ora e mezza di essere interessato soltanto perché ti voglio bene. Però sai che ti dico? Ho comode queste sedie. Sono nel chill. Sono una persona seria, o almeno sembro. Interessantissima la conferenza, super appassionante, però adesso è arrivato il momento più importante. Mo se magna. Ma posso dire, dopo un'ora e mezza di conferenza, il risotto è meritato. Meritato. De magnamo magnato, de bevamo bevuto. E ora siamo un po' all'esplorazione dell'hotel 5 stelle di lusso. E che fa, non te lo giri? E che vi devo dire? Ce la stiamo chillando al Principe di Savoia. Eventino, abbiamo scroccato da mangiare, ovviamente imbucato all'evento. Però che vi devo dire? Siamo nel chilling. Onestamente mi fa molto ridere che non c'entro niente io qua. Ma io cosa c'entro? Ragazzi, ci sono i negozi. Cioè, ci sono i negozi dentro l'hotel di lusso. Cioè, tu ti puoi comprare i vestiti. Ah, ma comunque non vi ho detto neanche in che conferenza ero. Era in una conferenza di hospitality, cioè tipo di alberghi di lusso, cose. Onestamente, vi dico la verità, interessante tutto, però l'importante è che amo magnato, questo è l'importante. Ma l'ascensore di un hotel 5 stelle lusso? È tutto dorato, ma deve essere per forza tutto dorato? No! Vabbè, premiamo qualche pulsante a caso. C'è il silenzio dell'oltretomba, qua dentro se ci beccano finisce male palese. Ma qua c'è l'official chilling. Ragazzi, ormai è semplice per me. Fai finta di essere interessato all'hospitality e ti intrufoli negli hotel 5 stelle
belle lusso. Pure la letterina che mi hanno ringraziato della mia presenza. Ma siamo nel chilling. Ed ecco qui, ragazzi, che vi mostro il bagno dei gentleman. Guardate qui, qui possiamo notare un mosaico dei fenicotteri bianchi, una specialità milanese. I del 5 Stelle Lusso hanno i cessi ignoranti delle discoteche. Intervista a Victor, futuro direttore dei migliori hotel al mondo. C'è se prova. Victor, dici qualcosa dell'hospitality. Cos'è che ti appassiona dell'hospitality? L'hospitality è la relazione tra le persone. Questa è, credo, la cosa più bella. L'hospitality è un lavoro che non ti annoia mai. Se lo fai dietro una scrivania, secondo me non hai a pieno il senso dell'hospitality. L'hospitality è la relazione con le persone. Io ho conosciuto lui stasera. E perché? Perché siamo all'interno di un hotel per fare un seminario. Dal cibo gratis. Cibo gratis. Ma dov'è il cibo? Ho notato una grande somiglianza tra hospitality negli hotel magari e avere un canale YouTube, avere comunque dei social, perché tu accogli comunque delle persone nei tuoi canali. Certo. Quella ricerca di far sentire le persone un po' a casa, ma anche di farle un po' evadere magari dalla loro quotidianità, no? Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Di chillarcela nell'hotel 5 Stelle Lusso ce la siamo chillata, non ci possiamo lamentare di oggi. L'esperienza ce la siamo fatta. Scroccata magna, avevamo scroccato. È meglio di così. Chi c'è e chi mi ammazza? Ci vediamo al prossimo video. È stato bello, vi voglio bene. Picciotti, sono tutto ubriaco, che vi devo dire. Però anche questo qui è parte del contenuto. Che contenuto vi ho portato oggi, onesto, dai.